Buongiorno a tutti. Buongiorno, io sono Giulia. Buongiorno, io sono Sara. Buongiorno, io sono Francesco. Buongiorno, io sono Mario. Oggi vi parleremo dell'obesità infantile e di una sana alimentazione. L'obesità infantile è uno dei problemi più frequenti in età pediatrica e suscita sempre maggiore preoccupazione perché ha raggiunto davvero livelli allarmanti. Negli ultimi due decenni, infatti, il numero di bambini con problemi di peso si è praticamente duplicato. Secondo i dati dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2010 circa 43 milioni di bambini sotto i 5 anni di età erano in sovrappeso e di questi circa 35 milioni vivono in paesi in via di sviluppo. I bambini obesi hanno maggiori probabilità di rimanere tali in età adulta. Il rischio varia tra 2 e 6,5 volte rispetto ai bambini magri e l'obesità è un fattore di rischio per importanti patologie croniche come le malattie ischemiche del cuore, l'ictus, l'ipertensione arteriosa, il diabete tipo 2, le osteoartriti e alcuni tipi di cancro, corpo dell'utero, colon e mammella. Mario, vuoi continuare? Sì. Allora, dall'analisi emerge altresì che le cause sono quasi sempre attribuibili a comportamenti alimentari sbagliati. Per esempio, il 9% dei bambini salta la prima colazione e il 30% fa una colazione sbilanciata in termini di carboidrati e proteine. Il 68% fa una merenda in metà mattina troppo abbondante. Un bambino su 4 non mangia quotidianamente frutta e verdura, pari al 23%, mentre il 48% consuma ogni giorno bevande zuccherate e gassate. In realtà l'obesità infantile è dovuta a un insieme di concause, non è solo la scarsa educazione alimentare, ma anche predisposizione genetica. L'ambiente familiare, le condizioni socio-economiche e soprattutto lo stile di vita sedentario. Come fattore di rischio infatti non deve essere sottovalutato la ridotta attività fisica o la sedentarietà. L'esercizio fisico è fondamentalmente importante per il bambino che cresce, in quanto, oltre a farlo dimagrire, lo rende più attivo, contribuendo a ridistribuire le proporzioni tra massa magra e massa grassa. L'esercizio fisico serve altresì a limitare le attività sedentarie, come lo strazionamento davanti alla televisione e l'uso eccessivo del computer. Sara, vorresti dire qualcosa sulla sana alimentazione? Sì. Mangiare e bere in modo sano sono importanti premesse per una perfetta crescita ed un adeguato sviluppo dei bambini, che li farà sentire in buona salute sia ora che in età più avanzata. La coscienza alimentare nonché il relativo comportamento si formano già durante l'infanzia. Errori alimentari come cibi troppo dolci, troppo salati, pepati o grassi diventano lentamente una vera abitudine. Le conseguenze potrebbero essere carie, sovrappeso, sottopeso e sensazione di pesantezza. Iniziare bene la giornata con la colazione. Le scorte di energia dell'organismo si esauriscono durante l'intervallo notturno e devono rifornirsi il mattino affinché il corpo possa disporre di energia per il lavoro fisico e mentale. Quindi fate colazione in assoluta tranquillità, possibilmente con la vostra famiglia. Tutto questo diverte e permette di iniziare la giornata senza stress. Gli spuntini aiutano a calmare i buchi. Le scorte di energia dell'organismo si esauriscono durante l'intervallo notturno. Scusate. Nessuno riesce ad essere in piena forma per tutta la giornata. Il rendimento si esprime in diverse fasi che fanno risultare il lavoro più o meno pesante. Piccole e salutari iniezioni di energia aiutano a superare i cali di rendimento. Chi preferisce una colazione non troppo abbondante alla mattina dovrebbe aumentare la quantità della merenda. Purtroppo molti alunni non si portano la merenda da casa e comprano invece torte, cioccolate o altri dolci. La conseguenza potrebbe manifestarsi con disturbi della concentrazione e soprattutto si forma un'abitudine alimentare che potrebbe provocare carie, sintomi di carenza o di sovrabbondanza alimentare, oltre ad altri futuri disturbi. Giulia, vorresti darti qualche consiglio su una sana alimentazione? Ok. Allora, consigli per sane colazioni e merende. Privilegiare cibi integrali, essi forniscono importanti sali minerali, vitamine e fibre. Le fibre sono importanti, saziano più a lungo, consentono una capacità di concentrazione più durevole e stimolano la digestione. Latte e latticini sono particolarmente importanti, essi forniscono il maggior apporto di calcio.
La frutta è un indispensabile apportatore di vitamine e sali minerali, fornisce rapidamente energia, contiene fibre ed è comoda da portare con sé. Le verdure valorizzano la merenda. La verdura contiene, oltre alle vitamine e ai sali minerali, numerose fibre. Attenzione all'eccesso di zucchero. Lo zucchero fornisce soltanto calorie vuote, senza vitamine e sali minerali, causa carie, sintomi di carenza e può far ingrassare. Spuntini fatti con preparati a base di latte, frutta fresca e secca indeboliscono la voglia e i dolci. Utilizzate cibi di coltivazione biologica controllata. Questi possiedono un'elevata qualità interna, contengono poche sostanze nocive e si conservano più a lungo. La varietà è tutto, poiché l'organismo richiede determinate quantità di diverse sostanze nutritive. Nessun alimento contiene tutte le sostanze nutritive necessarie nel giusto rapporto in modo da poter soddisfare il fabbisogno del corpo. È importante bere almeno 1,5-2 litri d'acqua al giorno, dato che l'organismo ha bisogno d'acqua per lo svolgimento dei diversi processi metabolici e di disintossicazione. Grazie. Bene, è tutto per oggi, arrivederci. Buongiorno a tutti. Buongiorno, io sono Francesco. Buongiorno, io sono Mario. Oggi vi parleremo del meteo per venerdì 13 aprile, sabato 14 aprile e domenica 15 aprile. E per il sud e le isole. Allora, possiamo vedere che in Puglia c'è una pioggia debole, è lo stesso in Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Passiamo a sabato 14 aprile. In Puglia ci sarà sole con un po' di nuvole, mentre in Calabria ci sarà pioggia forte e in Campania di poche nuvole. E poi in Sicilia e in Sardegna ci sarà pure pioggia forte. Passiamo a domenica 15 aprile. Verso le parti della Campania e della Puglia ci sarà sole con leggera pioggia e poi lo stesso sarà nella provincia di Trapani in Sicilia e nella provincia di Cefalù. Poi in Sardegna ci sarà pure una debole pioggia. Per oggi è tutto, arrivederci.